Salve ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video di Clash Mini. Sono qui oggi per parlarvi di questa tecnica segreta che mi è stata consigliata da alcuni utenti, appunto tra di voi, che mi hanno scritto nei commenti. A proposito, se volete scrivermi nei commenti, scrivetemi che li leggo, lascio i cuoricini e poi potrei portarci pure un video su. Quindi sono molto utili. E questa tecnica la andremo a vedere all'interno della partita. Prima però che inizi il video vi ricordo come al solito un'iscrizione per supportare il channel, un bel like, è veramente facile, sono gratis, ci volete 2 secondi, like più iscrizione e campanella, veramente veramente easy. E nel caso foste interessati a me come persona, oltre a come creator, mi trovate qua sotto in descrizione in tutti i vari social network, quindi passateci che mi fa un sacco piacere. Mi raccomando ragazzi, siamo in road a 10.000 iscritti, quindi dateci giù anche con le condivisioni. Spostiamoci subito però sull'iPadino perché oggi non abbiamo tanto tempo da perdere, insomma abbiamo veramente tante cose da vedere. Clash Mini account andato avanti all'interno un po' delle live che vi ricordo sono dalle 16 alle 18 all'incirca, salvo alcuni imprevisti che comunque vi vengono detti in anticipo su Instagram. Questa è la condizione attuale del mio profilo, livello 11, quasi 12, ci vorrà ancora un po' ma ci arriverò. Sono a un totale di 510 coppe, abbastanza ripugnante ma comunque... diciamo che ne vado fiero del mio risultato. Mi riguardo alle missioni, sto andando un po' avanti con queste missioncine. Oggi andremo avanti a proposito per fare questa qua del Monk e del Bowler, che ci vorrà un po' di tempo, ma fa niente, ce la faremo, spero. E all'interno di questo video vi faccio vedere come in partita, attraverso questa tecnica, potete essere avvantaggiati rispetto agli altri avversari che magari non la conoscono. Spostiamoci subito però sulla partita, perché sennò dirvelo così a voce rende il tutto un po' più astratto. Abbiamo il Monk, quindi lo posizioniamo e ci mettiamo un bel bowler su questa fascia di qua. Direi che questa disposizione va più che bene. Finito questo round, magari fa 2 round, vi faccio vedere di quello che di cui vi sto parlando. Allora, abbiamo messo il bocciatore e il goblin, giustamente, perché facciamo fuori praticamente via questa contessa che non può proverina più niente. E appunto è andata giù molto molto easy, ottimo. Vittoria molto molto facile, portata a casa, che ci permette appunto la vittoria del primo round contro il nostro avversario di nome Christian, che sta usando la contessa. Vi ricordo che il Monk è un ottimo eroe per counterare un po' la contessa, quindi dateci un'occhiata. Direi di andare a posizionare un bel maghetto, di andare a potenziare il nostro goblin di qua. Vi faccio vedere, allora la prima tecnica è quella di skippare qua sotto, che è molto molto semplice, ma la prossima volta vi farò vedere, nel prossimo round, una tecnica veramente clamorosa che vi permetterà di cambiare i mini a vostra disposizione. Lo so, sembra abbastanza strana questa cosa che vi ho appena detto, ma vi posso assicurare che se fate tutto nel metodo che vi dico io, vi assicuro che funziona. Allora, noi adesso in campo abbiamo determinati minis, che adesso voi vedete, che sono questi qua. Abbiamo appunto un Monk, uno stregone, un bocciatore e un goblin. Nel caso noi non volessimo più lo stregone, volessimo magari mettere altre truppe, possiamo andare a vendere il nostro stregone in cambio di Elisir, andare a riskippare il tutto e andare a magari a posizionare delle truppe che possono risultare più utili per il conseguimento appunto della nostra vittoria, come può essere appunto questa giocata che ho appena fatto io, che appunto vedete ha funzionato assai perché ci ha permesso di dare senza problemi quella che era la loro contessa. Quindi mi raccomando, tenete d'occhio a questa giocata perché secondo me vi potrebbe risultare utile appunto nella meccanica di game nella quale siete un po' bloccati, siete in una situazione di difficoltà e non sapete come uscirne. Magari in questo caso una truppa come può essere il bocciatore non serve effettivamente, quindi magari ha più senso potenziare uno di quelli, ha più senso potenziare magari così e ha più senso magari potenziare un arciere magico in questo modo, non lo so. Sono delle tecniche che mi sto inventando in questo momento. Comunque, come vedete, grazie a questo metodo mi permette di muovermi in modo più tranquillo all'interno del campo di battaglia. E questa cosa sicuramente è un suo lato a favore. È logico che però il mago zap contro non dà sicuramente un aiuto, su questo non ci sono ombre di dubbio, ma siamo riusciti a portarci a casa il 2-2. Adesso dobbiamo giocarci bene
l'ultimo round che magari ci permette addirittura di vincere la partita. Comunque, come avete visto, questa tecnica qua vi permette di gestire meglio tutte le situazioni. Almeno per quanto mi riguarda è così. Poi non so, ognuno di voi magari può avere le proprie cose. Ad esempio qua non so cosa fare e potrebbe essere effettivamente un problema. Potrebbe aver senso potenziare questa? Non lo so. Proviamo a skippare un attimo la situazione così, anche se l'ho effettivamente sbagliata. In realtà ho preso la contessa, non si sa come. Non l'ho presa. Stavo scherzando malamente. Ho fatto un fail. Probabilmente, ragazzi, questa cosa qua mi farà perdere la partita, ma non ci posso fare niente. È andata purtroppo così. Errore mio. Qua ho giocato male io. In realtà, come avete visto, la situazione era in fase di equilibrio. Comunque, avete visto che questa tecnica qua ci permette di giocarci le partite molto molto bene, senza troppi problemi con gli avversari. Quindi fatemi sapere nei commenti cosa riuscite a fare con questa tecnica. Insomma, io, ragazzi, ve la consiglio. Fatemi sapere qua sotto appunto nei commenti. Piccolo parte di fine video, ci tenevo a farvi vedere, molti di voi mi hanno chiesto come è messa la mia collezione dei mini Evapor, come hai fatto a collezionare così tanti punti eroi. Bene, io ho shoppato il pass ed è un acquisto che vi consiglio di fare. È vero che è molto difficile completarlo perché vi chiede una presenza assidua all'interno del game, che significa nel completare tutte le missioni giornaliere. Io non mi sono perso neanche una missione giornaliera dall'uscita del game, e di completare quelle che sono tutte le missioni qua sotto. Insomma, ci sono un po' di cose da fare, ma si tratta comunque di missioni che vi permettono di andare avanti nel pass. Vi ricordo, ragazzi, che il primo pass ha ben due skin esclusive, quella del P.E.K.K.A. che si sblocca, se non erro, a livello 28. Guardiamo se avevo ragione. No, non era livello 28, stavo scherzando, livello 26. E poi però ne ha una finale che è molto molto caruccia di El Primo, che appunto penso rappresenti il Monk, El Monk, non so come si chiami, però caruccissima, ragazzi, quindi tenetevi pronti perché andremo a sbloccare magari all'interno proprio di un video, chi lo sa, non lo so. Dovete restare sintonizzati sul canale e attivare la campanella, mi raccomando, che vi vedo. Il video, ragazzi, termina qua. Io spero che vi siate divertiti. Come al solito, vi invito a lasciare ancora un like e magari, chissà, a condividere questo video con i vostri amici. Potrebbe essere una buonissima idea. Mi raccomando, ragazzi, voglio arrivare a 10.000 iscritti e anche a 400 follower su Instagram. Quindi, chi ancora non mi segue su Instagram, vi aspetto, mi raccomando, che vi saluto tranquilli. Mi trovate anche su TikTok, Twitter e altri social molto 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 golosi, sempre qua sotto in descrizione. Vi ricordo gli appuntamenti come al solito, domani ore 14, nuovo video in premiere qua sul channel, e tra poco in live per le 16 più o meno, quindi vi aspetto. Ciao boys!